Si è tenuta con una cerimonia privata all'Accademia Mino Favini, quartier generale del settore giovanile dell'Atalanta al centro Bortolotti di Zingonia, la cerimonia di consegna del Premio Brembo 2020-2021. Il Premio Brembo è un progetto nato dalla partnership con Brembo, top sponsor del settore giovanile nerazzurro, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva, ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell'Atalanta. Rappresenta una collaborazione molto importante per noi, Brembo Atalanta, insieme due eccellenze del nostro territorio, con un premio che ritengo innovativo perché è finalizzato a premiare non solo il merito agonistico dei ragazzi che giocano in Atalanta, nella giovanile, ma anche per meriti scolastici e per comportamento in campo. Quindi tre variabili diverse tra loro, ma tutte ugualmente importanti per creare delle future generazioni molto capaci e molto portate ad un carattere che sicuramente si evidenzierà nel futuro come brave persone e capaci anche in un mondo del lavoro, oltre che nella professione di calciatore. Un premio importante che riconosce quindi non solo le ragazze e i ragazzi, ma anche il grande lavoro da sempre fatto in ambito giovanile da parte dell'Atalanta. Eh sì, diciamo che oggi è una giornata particolarmente emozionante proprio perché l'Atalanta è questa realtà. Tante volte si è diciamo abbagliati da risultati, da competizioni che ci inorgogliscono ma che ci distraggono un po'. Invece in queste giornate per noi dirigenti, per noi che insomma il papà e io siamo cresciuti su questi campi, è un ripercorrere alcuni sacrifici che abbiamo fatto e quindi non saremo mai grati. Non ci sarà mai un limite alla gratitudine che l'Atalanta ha lasciato a noi e quindi ci sentiamo fortemente responsabilizzati nei confronti di questi ragazzi che ovviamente vivono il sogno del calcio, ma che è fondamentale anche il percorso scolastico. Quindi è una giornata veramente ricca di significato per noi che viviamo questa città, questo territorio, in cui sappiamo quanto la cultura del lavoro, quanto la dedizione, l'abnegazione, il senso del dovere è proprio tipico di questa realtà. È un motivo per cui forse l'Atalanta è riuscita anche a fare delle cose probabilmente irripetibili per la nostra dimensione. E quindi veramente carica di... ci rende orgogliosi ed è piena di significato. La prima edizione del premio Brembo è stata un successo, la seconda pure, la terza è stata fortemente voluta. Fortissimamente voluta, perché abbiamo dovuto saltare per ovvi motivi quella dell'anno scorso e ci è mancata molto, quindi questo aveva un significato anche più rilevante, più importante, perché la pandemia, come dicevo prima, ha mollato un po' le redini, dobbiamo stare comunque molto attenti, però ci ha permesso in maniera ristretta di poter premiare i ragazzi dal vivo, che è sicuramente un'opportunità importante per loro, ma soprattutto importante per noi che crediamo moltissimo in questo premio. E veniamo ai premiati. È stata una scelta molto difficile, perché le ragazze e i ragazzi che giocano nell'Atalanta non solo sono bravi sul rettangolo di gioco, ma anche sui banchi di scuola. I riconoscimenti sono quindi andati ai ragazzi e alle ragazze più meritevoli, dalla primavera all'under 15, secondo un criterio di scelta che ha tenuto in considerazione non solo l'aspetto strettamente sportivo, ma anche i risultati scolastici ed il comportamento. E veniamo quindi al dettaglio. Under 15, premio Brembo 2021 a Massimo Zappa. Negli under 16 è stato invece riconosciuto Andrea Coati, che proprio nel giorno in cui ha ricevuto il premio Brembo è stato anche convocato nella nazionale di categoria. Per quel che riguarda gli under 17, premio Brembo 2021 ad Andri Moameti. Under 18, premio Brembo a Federico Virgilio Pagani. Per quel che riguarda la primavera è stato riconosciuto Gabriele Berto. Nell'under 15 femminile è stata invece premiata Clara Villa. Emma Colombo ha ricevuto il premio Brembo 2021 nella categoria under 17.
Sono stati inoltre riconosciuti con un premio speciale Davide Ghislandi, che ha proseguito gli studi all'università, e Candace Fiogbe per l'impegno e il comportamento, in particolare per l'impegno e la determinazione di superare le tante difficoltà incontrate, e poi per il comportamento sia in campo che a scuola, dove si è distinto con un 10 in condotta. Davide Ghislandi gioca nella primavera, Candace Fiogbe è invece un under 16. Dopo la cerimonia di premiazione, la foto di gruppo, assenti i due primavera in quanto impegnati con la squadra di Massimo Brambilla nel match di campionato. Foto ricordo e naturalmente arrivederci all'edizione 2021-2022.